sono Antonio Rausa, questo è This Is Wow. Invecchiare è brutto, dolore ovunque, problemi alla vista, si riescono a fare molte meno cose, insomma la qualità di vita peggiora decisamente. Ma perché invecchiamo? E soprattutto c'è veramente un modo per poter impedire che ciò accada? Allacciatevi le cinture perché questo sarà un gran bel viaggio alla scoperta di come funzionano le nostre cellule. Smettere di invecchiare, e magari anche morire, è un sogno che chiunque segretamente rincorre, dai multimiliardari agli scienziati alla tua vicina di casa. Creme, prodotti di bellezza, integratori, trattamenti, operazioni chirurgiche, di metodi per rallentare il processo di invecchiamento ce ne sono a badilate, ma sono tutti rivolti all'apparenza esteriore. Insomma, fuori potremmo anche sembrare ancora giovani, ma dentro le cose inesorabilmente iniziano a guastarsi e a non funzionare più correttamente, causandoci inevitabilmente varie patologie tipicamente da vecchiaia e infine la morte. Ma, biologicamente parlando, cosa significa esattamente invecchiare? C'è una specie di data di scadenza scritta nel nostro DNA? È un processo che si può controllare? Molti scienziati continuano costantemente e instancabilmente a cercare le risposte a queste domande. Oggi qui cercheremo di addentrarci un po' nell'argomento e vi darò un po' una visione d'insieme su quello che abbiamo scoperto finora. Noi siamo composti da milioni di miliardi di cellule viventi. Ogni giorno, anzi ogni minuto, milioni di queste cellule muoiono, mentre altre appena nate ne prendono il posto. Non in tutti i nostri organi questo processo di rimpiazzo può avvenire. Nei muscoli, in alcune parti del cervello, per esempio, questo non può accadere, mentre nel fegato e nel sangue e nella nostra pelle questo processo accade costantemente e incessantemente. Non tutte le cellule però possono dare inizio a questo processo di rimpiazzo. Negli organi che possono ripararsi ci sono delle cellule speciali, chiamate cellule staminali, che hanno il compito di generare nuove cellule all'occorrenza e che per questo motivo si pensa possano replicarsi all'infinito. Così, per esempio, sotto pelle avremo le cellule staminali epiteliali, che danno costantemente vita alle cellule della pelle, mentre nelle ossa avremo le cellule staminali ematopoietiche, che danno vita alle cellule rosse e bianche presenti nel sangue. In questo processo, da una cellula staminale nasceranno due nuove cellule, una che continuerà ad essere staminale e che quindi rimpiazzerà quella che si è appena divisa, e l'altra che invece darà vita a cellule più specializzate, ma che si potranno dividere solo un numero preciso di volte. Tenete bene a mente questo concetto, ci ritorneremo fra pochissimo. Ogni volta che una cellula va incontro alla divisione cellulare, poiché entrambe le sue cellule figlie devono avere lo stesso corredo cromosomico, cioè lo stesso DNA, essa deve prima replicare il proprio DNA, per poi dividerlo equamente fra le sue cellule figlie. Pensate sia un processo semplice? Vi do un po' di numeri giusto per contestualizzare la cosa. Il nostro DNA contiene circa 3,2 miliardi di basi, mentre la Bibbia contiene solo 3 milioni di caratteri. Insomma, copiare il nostro genoma sarebbe come ricopiare 2000 volte l'intero contenuto della Bibbia a mano libera. Quanti errori pensereste di commettere? Se la vostra risposta è una lettera ogni 100.000, bene, siete paragonabili all'affidabilità del nostro macchinario di replicazione. Facendo ancora un po' di calcoli, questi sono gli ultimi, lo giuro, significa che ad ogni divisione le nostre cellule ereditano circa 120.000 errori o mutazioni. In realtà il numero è di molto inferiore, poiché ci sono vari sistemi che consentono di correggere anche questi errori. Ma tutto questo discorso mi serve solo per farvi arrivare ad un concetto semplice. Ogni volta che una cellula si divide, le sue cellule figlie erediteranno un DNA leggermente diverso, spesso meno funzionale. Ciò ci fa pensare che ogni volta che una cellula staminale si divide, la figlia che prenderà il suo posto sarà meno funzionale, e così via, finché alla fine la cellula figlia che dovrebbe prendere il posto di quella precedente ha accumulato talmente tante mutazioni da non essere più vitale, e quindi andrà incontro all'apoptosi, la morte cellulare programmata. Quindi, a meno che non riusciamo a rendere più efficiente il processo di replicazione del DNA, il nostro pool di cellule staminali avrà sempre i suoi giorni contati. Finito quel pool, il nostro corpo non potrà più avere cellule giovani su cui contare e dovrà accontentarsi di quelle che già ha, che man mano diventeranno sempre meno efficienti a svolgere il loro compito.
L'altro punto fondamentale per comprendere il processo di invecchiamento a livello cellulare è il fatto che le cellule mature, e quindi non quelle staminali considerate immature, possono dividersi solo un certo numero di volte prima di bloccarsi inesorabilmente e invecchiare, processo chiamato senescenza cellulare. Ciò è dovuto ad una particolare porzione dei cromosomi chiamata telomero. Il nostro genoma infatti è costituito da 23 serie di filamenti di DNA lineari, che cioè hanno un inizio ed una fine, aggrovigliati fino a formare le classiche immagini X che ci vengono in mente quando parliamo appunto di cromosomi. Avere però dei filamenti lineari genera non pochi problemi alle nostre cellule. Il primo fra tutti è che tendono ad appiccicarsi gli uni con gli altri e con la membrana nucleare. Per ovviare a questo problema, le estremità sono composte da tantissime ripetizioni della stessa sequenza, che si richiudono a cappio su se stesse. In questo modo non abbiamo più delle estremità libere, e quindi non sono più appiccicose. Queste estremità vengono chiamate appunto telomeri, e sono fondamentali per una cellula, tant'è che la loro lunghezza viene costantemente monitorata. Ad ogni divisione cellulare si perde sempre un pezzettino di telomeri, e quando si raggiunge una dimensione minima, la cellula smette di dividersi e va incontro alla senescenza cellulare. Le cellule staminali però hanno una proteina speciale che le aiuta a dividersi indefinitamente, la telomerosi appunto, una proteina in grado di allungare i telomeri. E proprio questa potrebbe essere la chiave di volta per annullare o quantomeno rallentare l'invecchiamento. Se potessimo attivare questa proteina in tutte le nostre cellule, ognuna di esse potrà riprendere a dividersi e potrà di fatto rigenerare le parti del nostro corpo che ormai sono morte o semplicemente devono essere sostituite. Ma come sempre nel mondo scientifico è più facile a dirsi che a farsi. Non basta semplicemente attivare questa proteina in tutte le nostre cellule, bisogna anche saperla regolare in maniera precisa. Sappiamo bene infatti cosa può succedere quando le nostre cellule possono dividersi indefinitamente senza controllo. Vi do un indizio, la parola inizia con C e finisce con ancro. Forse però abbiamo trovato una parte del nostro DNA che ci può aiutare a regolare questa proteina, ma di questo ne parleremo in un altro video. E tu che ne pensi? Credi che un giorno riusciremo effettivamente a controllare l'invecchiamento? Pensi che sia una cosa giusta da fare o che sia invece contro natura? Fammelo sapere nei commenti qua sotto. Se il video ti è piaciuto e l'hai trovato interessante, lascia un like e iscriviti al canale. Noi ci rivedremo la prossima volta. Ciao!